Benvenuti alla quindicesima puntata di Di Martedì, il rotocalco settimanale della Serie D che segue i gironi A e girone B. Cambio di testa in vetta alla classifica del girone A, dove la Caronnese si ferma in trasferta contro il Gozzano e cede il primato al Bellinzago, che l'aveva superata la scorsa settimana, e che supera questa settimana la Novese per 2-1 e lunga di 3 punti sui Varesini. Rallenta anche la Lavagnese, che non va oltre lo 0-0 contro l'Argentina, partita dalla quale vediamo le immagini, e si fa raggiungere a 35 punti dal Chieri, vittorioso di misura contro il Borgo Sesia. Sale al quinto posto il Sestri Levante, che supera il Castellazzo. I Liguri raccolgono la quarta vittoria nelle ultime 5 e si inseriscono prepotentemente nella lotta al vertice. Altro stop in trasferta per il Pinerolo, fermato dalla Pro Settimo per 3-1 e ora solo al sesto posto in classifica. Conferma invece il buon momento il Dertona, che espugna il campo del Bra per 3-2, da segnalare che il Bra a 30 minuti dalla fine vinceva per 2-0. Nelle zone basse della classifica perdono tutte. La Fezzanese viene sconfitta 4-1 dal Rapallo Bogliasco e resta ultima a pari con Castellazzo, che è superato dal Sestri. L'Acqui cade in casa con il Ligorna, così come il Vado, che viene rimontato dopo il vantaggio iniziale e superato poi dall'Oltrepò Voghera. Ma veniamo ora ai risultati della classifica per il girone A. Il Ligorna supera fuori casa l'Acqui per 1-0, Argentina Lavagnese 0-0, Bellinzago Novese 2-1, Bra 2, Dertona 3, Chieri Borgo Sesia 1-0, Gozzano Caronnese 1-0, Pro Settimo Pinerolo 3-1, Rapallo Bogliasco Fezzanese 4-1, Sestri Levante Castellazzo 1-0, l'Oltrepò Voghera supera il Vado fuori casa per 2-1. E la classifica vede in testa la classifica il Bellinzago con 41 punti, la Caronnese a 38, Lavagnese e Chieri 35, Sestri Levante 34, Pinerolo 33, Gozzano 31, Argentina 30, Drettona Oltrepò Voghera 29, Bra 26, Rapallo Bogliasco Pro Settimo 20, Ligorna 19, Borgo Sesia 18, Novese 17, Vado 16, Acqui 15, Castellazzo Fezzanese 10. E in questa sequenza vediamo i gol delle sfide al vertice: Bellinzago Novese 2-1 e Gozzano Caronnese 1-0. Siamo tre quarti della difesa 4. Il Dertona supera di misura il Bra e si conferma in striscia positiva. Vediamo i gol della gara. Il mister dell'Oltrepò Voghera, Dossena, ci racconta com'è andata Vado, campo espugnato dai pavesi. Sì, sicuramente anche oggi siamo partiti bene, nel senso che sullo 0-0 abbiamo avuto due occasioni nitide con Coccu e Colombi a 2 metri dalla porta, non le abbiamo finalizzate. Poi un episodio su un calcio d'angolo, una lettura sbagliata, ha portato in vantaggio il Vado. Chiaramente loro sono una squadra che comunque ha gamba e perciò veniva a prenderci e ci rompeva un po' il gioco, nel senso ogni situazione era un fallo oppure una trama con una palla sopra. Però
però siamo stati bravi a rimanere in squadra, a continuare a giocare palla a terra e penso che questa vittoria sia strameritata, soprattutto per il secondo tempo, per il carattere e quello che abbiamo messo dentro il campo. E veniamo ora alla ricchissima pagina del girone B, dove le reti di Cazzamalli e Matteassi nel secondo tempo permettono al Piacenza di sbrigare la pratica in Veruno e di cogliere l'ottava vittoria nelle ultime 10 di campionato. Gli emiliani restano a più 11 sull'Lecco, che supera 3-1 il Ciliverghe, partita che stiamo vedendo, e non perde ulteriore terreno dalla capolista. Rallenta la corsa il Serenio, che non va oltre il 2-2 casalingo contro la Varesina, nonostante la 13ª rete in stagione di Scapini. Il Ciserano supera 3-2 la Folgore Caratese in trasferta e agguanta al terzo posto proprio il Serenio a 33 punti. Il Caravaggio impone lo stop al Monza e torna alla vittoria dopo 4 sconfitte consecutive, mentre si intravede in zona playoff invece la Pariolettese, che supera 2-0 la Virtus e sale a 26 punti, a sole 3 lunghezza dei Brianzoli, mentre un Olginatese straripante ne rifila 5 al Mapello Bonate e sale all'ottavo posto in classifica. Nelle zone basse della classifica raccoglie un punticino il Fiorenzuola contro la Bustese, vince invece il Pontisola sulla Grumellese, con quest'ultima invischiata in zona play-out. Ma vediamo ora i risultati e la classifica per il girone B. Caravaggio-Monza 1-0, Fiorenzuola-Bustese 0-0, Folgore-Caratese 2, Ciserano 3, il Piacenza vince sul campo dell'Inveruno per 2-0, Lecco-Ciliverghe 3-1, L'Olginatese infila 5 gol a 2 al Mappello Bonate sul campo del Mappello Bonate, Pontisola Grumellese 1-0, Serenio Varesina 2-2, Pergolettese 2, Virtus Bergamo 0, Prosesto Sondrio 2-1. E la classifica vede il Piacenza sempre solitario in vetta con 47 punti, Lecco 36, Serenio Ciserano 33, Monza 29, Prosesto Pergolettese Ciliverghe 26, Olginatese, Inveruno 25, Pontisola 24, Folgore Caratese 22, Varesina, Bustese 21, Grumellese Caravaggio 20, Mappello Bonate 17, Virtus Bergamo 15, Sondrio Fiorenzuola 13. Mister Franzini e Capitan Matteassi commentano la sfida del loro Piacenza vittorioso sul campo dell'Inveruno. Sì, è stata una partita giocata a viso aperto da entrambe le squadre, noi volevamo vincerla, loro volevano vincerla e è venuta fuori una partita bella, spettacolare, con tante occasioni, senza tattiche, senza tatticismi particolari o alchimie particolari. Siamo stati più bravi nel secondo tempo, nei frangenti decisivi. Diciamo che sapevamo che contro questa squadra rischi perché sono tecnici, sono veloci, sono bravi e hanno giocatori in queste categorie a livello offensivo, fanno differenza. Bolgini, Kess, Gaeta e Lazzaro in mezzo al campo sono giocatori, soprattutto loro spiccano e erano in un buon momento e hanno delle doti di velocità e di tecnica che possono mettere in difficoltà tutti. Oggi sanno mai in difficoltà. Sì, è stata una vittoria importante perché abbiamo giocato contro una squadra organizzata, una squadra che gioca bene e poi in contropiede veramente crea delle occasioni importanti. Però dai, abbiamo vinto 2-0, sono tre punti veramente importanti questi. Ma sì, l'ho fatto proprio alla fine, soltanto che ho sbagliato prima. Pensavo di non averlo più dietro, ho rallentato troppo, mi sono mangiato veramente un gran gol, però l'importante è ora ottenere i tre punti. Sicuramente con quel gol sbagliato potevamo chiudere prima la partita, però è andata così, va bene lo stesso. Sì, 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 una squadra molto organizzata, una squadra che fisicamente aggredisce molto, corre molto e ripeto, avevamo visto anche dei filmati in contropiede, sono veramente micidiali, siamo riusciti a contenerli, loro hanno creato le sue occasioni da gol anche loro, perché ripeto, è una buona squadra, però alla fine, come accade molte volte, come è accaduto molte volte in questo campionato, abbiamo vinto e sicuramente non è solo fortuna, perché ci crediamo, perché siamo forti e perché non vogliamo vincere questo campionato. L'ufficio stampa del Serenio ha confezionato il servizio del pareggio con la Varesina. Vediamolo. Prima occasione capita sulla testa di Capitan Merlisala. Punizione perfetta di Zeppeli. Stacco altrettanto perfetto. Bravissimo il portiere provenzano. Ancora Serenio, ancora con Zeppeli. Questa volta è lui a provarci col destro dal limite. Ancora il numero uno degli ospiti a far sul pallone.
Attacca ancora il Seregno, qui Scapini riesce ad andare via, il cross dentro, Gasparri non impatta al meglio col pallone, si salva la Varesina. Zecheli poi dal limite su punizione, pallone alto. La Varesina si fa vedere solo nel finale di primo tempo, il lancio per Baldan che va al tiro, conclusione che termina di poco sul fondo. La svolta arriva nei primi minuti del secondo tempo. Calcio di punizione, sponda di testa, Viganò stende l'attaccante, rigore rosso, Tino dal dischetto spiazza Bardaro e porta avanti gli ospiti, Varesina in vantaggio e con un uomo in più. Il Seregno però non molla e in inferiorità numerica trova il pareggio, qui Gaspari è bravissimo a beffare la difesa, poi trova il palo in spaccata, bomber Scapini è ben appostato in area di rigore, e segna il pareggio azzurro che dà vita nuovamente al Ferruccio. Qui rivediamo da dietro il palo colpito da Gasparri, poi bomber Scapini mette la palla sotto l'incrocio. Al 68esimo è tempo di esordio per il neo arrivato Gori, che si presenta così, dopo 2 minuti, sinistro bellissimo, dai 20 metri il Seregno trova addirittura il vantaggio, forse con il ragazzo più atteso arrivato in settimana dal Taranto, rivediamo dalla telecamera dietro la porta il mancino imprendibile per Provenzano. Gli ospiti non mollano, ci vuole un miracolo di Bardaro per tenere il vantaggio azzurro, vantaggio che però svanisce pochi minuti dopo con Zamparo, bellissimo il suo colpo di testa su calcio d'angolo. Poi la traversa della Varesina evita la vittoria agli ospiti, Seregno che domenica prossima affronterà il Brianteo il Monza per l'ultima giornata d'andata del girone B di Serie D. E cade ancora la Virtus Bergamo, superata dalla Pergolettese in striscia positiva. Il servizio è offerto proprio dall'ufficio stampa della Virtus. Sentiamo i due allenatori. Sì, arriviamo da un momento un po' particolare, perciò l'approccio magari è stato un pochino timoroso, ma però c'eravamo. È logico che l'episodio dell'espulsione ha condizionato tutta la partita, ma noi so che è una situazione molto, molto complicata adesso, difficile, ma dobbiamo partire da questa prestazione, dal fatto dell'intensità che abbiamo dato, dal coraggio che avevamo avuto il secondo tempo, e da lì bisogna ripartire a cercare, partire dall'inizio giocando in questa maniera, con questo tipo di atteggiamento, con questa aggressività, solo così riusciamo a uscire da una situazione veramente complicata adesso. Eh sì, gli episodi ci condizionano la partita ultimamente, no? La stessa cosa abbiamo fatto a Ciserano, dopo che avevamo fatto un'ora fatta bene, adesso l'episodio è arrivato subito, oltretutto con l'espulsione, è stato giocare per credo un'ora e 20, no? In 10 è stato veramente complicato. Però io ho visto una squadra che ha la voglia, la determinazione per salvarsi. E dobbiamo ripartire da questo, perché il secondo tempo abbiamo avuto 3 palle gol sull'1-0 e lì bisogna concretizzare, insomma, evitare certi tipi di errori, certe leggerezze che ultimamente stiamo facendo e concretizzare quello che abbiamo fatto il secondo tempo. Ma direi che la partita è stata tutta a nostro favore, perché era una partita anche facile da commentare, perché nel primo tempo abbiamo creato, penso, 8 situazioni da gol, perché tra 2 pali che abbiamo preso, il rigore, un paio di parate nel loro portiere, una partita che già nel primo tempo doveva finire 3 o 4-0, per cui l'unico momento che abbiamo rischiato nel secondo tempo quando abbiamo preso quel contropiede, però io direi che ci sta anche quello, perché l'altra squadra qualcosa deve fare anche lei, perché se sono in una situazione di classifica non ottimale, devono recuperare un risultato, per cui ci sta anche che rientrano nel secondo tempo e facciano anche qualcosa. No, io secondo me è bene, perché noi dobbiamo guardare la parte positiva, abbiamo fatto un ottimo primo tempo, e secondo me anche quando c'è stata l'espulsione giusta del loro giocatore, poi adesso ha cambiato in mezzo al campo, ha messo la squadra a rombo e questo ha creato la superiorità numerica sia ai loro centrali difensivi che ha dato ampiezza poi anche all'azione di gioco e questo ha creato la possibilità di creare tante situazioni di gioco favorevoli. Non possiamo stare lì a guardare le cose, perché le cose negative, secondo me, oggi non possiamo guardare le cose negative, dobbiamo guardare solo le cose positive. Direi che una squadra che fa
fa 3 vittorie consecutive in 3 scontri diretti, io penso che noi dobbiamo solo essere felici e basta. Ma qui ogni partita fa storia a sé, per cui è inutile che poi ci illudiamo che una partita potrebbe essere più facile o più difficile. Secondo me le devi giocare tutte, vedere che come va a finire, perché è certo che vedere una squadra che sta bene in salute e gioca bene ti dà tante possibilità e speranze di far bene anche in un futuro. Io lo dicevo anche le settimane prima, che se facevamo il mese di dicembre bene potevamo magari anche riuscire a fare un buon finale del campionato, perché comunque i ragazzi sono stati veramente bravi. E io che ci lavoro insieme, che li vedo tutti i giorni, direi che sono contento veramente per loro, perché questa è una grande soddisfazione secondo me, per come eravamo partiti, trovarci in questa situazione vuol dire che ci abbiamo messo tanto sacrificio, tanta buona volontà e tanta voglia di reagire e recuperare questa situazione di classifica. E in 2 minuti abbiamo raccolto le 7 reti di Mappello Bonate e Olginatese, vediamoli insieme. Grande Ario! L'ho vista passare! Bella! Narducci! Narducci. Così, io mano. E nel servizio offerto dall'ufficio stampa della Grumellese sentiremo i due mister commentare appunto il risultato 2-0 della Grumellese sul campo del Pontisola. Partita un po', non dico in salita, ma con qualche difficoltà e centrata, direi, con una sostituzione a mio avviso vincente, quando per il centrocampista lei ha inserito comunque un uomo che spingeva in avanti e le ha consentito di raggiungere questo risultato finale. Il suo commento? Sì, per fare i cambi bisogna avere i cambi. Questo abbiamo recuperato qualche individualità che nelle ultime partite avevamo avuto fuori e oggi secondo me tutti e tre comunque i cambi sono stati cambi che hanno migliorato la squadra. È una partita equilibrata per praticamente 75 minuti, secondo me, spigolosa, giusta, un derby secondo me anche tatticamente giocato con intelligenza delle due squadre. L'equilibrio si è rotto soprattutto con l'ingresso di Ruggeri, ma secondo me era tutta un po' la squadra in quel momento lì che ha preso un po' più di fiducia, abbiamo trovato qualche spazio in più rispetto a prima e siamo riusciti a fare qualche giocata, compreso i corner che abbiamo guadagnato, che poi hanno portato la vittoria, però sul filo di lana chiaramente, ma è più bello quando si vince sul filo di lana. Non dobbiamo mai dimenticarci che abbiamo fatto 5 sconfitte di fila, lo dico sempre ai ragazzi, quindi noi dovevamo capire se possiamo riprendere un certo tipo di passo. Nelle ultime 3 partite abbiamo fatto 7 punti, quello lì è il passo che avevamo tenuto nelle prime 10 giornate, penso che una volta che capiamo che possiamo tenere quel passo lì, possiamo guardare al futuro con fiducia, poi più della fiducia in Serie D non ci vuole, perché poi basta un attimo per scivolare, però in questo momento i 3 punti erano fondamentali. Ci saranno altri movimenti?
Ma no, la squadra adesso è stata, diciamo, per quello che pensiamo noi, sistemata il più possibile, quindi sì, il gruppo adesso è questo, i ragazzi sanno insomma quello che è il nostro obiettivo. A Busto cerchiamo di chiudere il meglio possibile, perché in un girone così equilibrato finire a 24, 25, 27 non è la stessa cosa, i ragazzi lo sanno e noi dobbiamo recuperare quei punti che abbiamo perso in quelle 5 partite lì e quindi cercare il più possibile di far punti anche a Busto. Poi alla fine giornata capiremo quanti punti abbiamo fatto e cercheremo di capire come migliorarci nel giro di ritorno. Non ci aspettavamo nessuno, però fatto gol e noi non l'abbiamo fatto, la differenza penso che sia stata quella dove una partita non bella, dove loro hanno fatto bene un quarto d'ora del primo tempo, un quarto d'ora del secondo e poi l'abbiamo gestita abbastanza bene quasi tutta la gara. Abbiamo avuto dei momenti un attimino un po' di dove abbiamo fatto fatica a gestire sulle ripartenze loro, che noi non riuscivamo a gestire palla. Scelta di mettere Previtali e Vuk per tentare di tenerla un po' di più, però insomma non ci siamo riusciti sotto porta, mancata la cattiveria davanti alla porta per far gol, questo si è visto. Poi dietro ci sono difesi bene e sono stati bravi, direi che la differenza si fa davanti e noi non siamo stati bravi a concludere a far gol, loro hanno fatto gol, hanno vinto meritatamente. Più che altro noi dobbiamo vedere il lavoro di tutta la squadra dove oggi dove abbiamo sbagliato, soprattutto un angolo, prendere gol su un angolo rasoterra, insomma è una cosa che non deve capitare. Questo dobbiamo guardare, tutte queste cose. Poi il calcio vive di episodi e noi su questo non siamo stati bravi a difendere il calcio d'angolo. Ripeto, la partita dove alla fine potevano vincere tutte e due, hanno vinto loro perché hanno fatto gol. Poi sta lì a vedere le cose, si possono dire mille cose ma è uguale. E veniamo ora al prossimo turno, si gioca la 19ª giornata, domenica 20 dicembre. Per il girone A, Borgosesi a Bellinzago, Caronnese Chieri, Castellazzo Pro Settimo, Dertona Argentina, Fezzanese Vado, Lavagnese Rappallo Bogliasco, Ligorna Gozzano, Novese Bra, Oltrepò Voghera Sestri Levante, Pinerolo Acqui. Mentre per il girone B, Bustese Pontisola, Ciliverghi Caravaggio, Ciserano Inveruno, Grumellese Folgore Caratese, Monza Seregno, Olginatese Prosesto, Pergolettese Lecco, Piacenza Virtus Bergamo, Sondrio Fiorenzuola, Varesina Mappello Bonate. E come sempre in conclusione di trasmissione vi ricordo la nostra email info@vercelliweb.tv. Vi aspettiamo la prossima settimana di martedì.